Milligan 10 Niarcos Jet 11 Mistral D'Alfa 12 Littorio Fi 13 Fra Cavallo. Mistral D'Alfa cala ancora 3,47 in chiusura contro il 5,40 di Lusty Sartor, che è la prima alternativa al allievo di Di Nicola. Cento metri allo stacco, con Incanto Primo che cerca di conservare la testa. All'esterno è veloce però anche Leopardo Jet, che insiste all'attacco e supera l'avversario. Più indietro c'è Lusty Sartor, al largo rimane invece Nuria degli Elfi. Primi 200 in 13,6. Vale il completamento della piegata, 400 iniziali coperti in 29, mentre all'inseguimento è Mistral D'Alfa, che ha sbagliato nelle fasi iniziali. Cavalli che stanno per completare i 600, per corsie esterne c'è anche Lepre Petral, che segue direttamente le mosse di Nuria degli Elfi. E intanto 45 secco per i primi 600 di gara. Sempre in vantaggio Leopardo Jet. Tanto completamento degli 800. Leopardo guida nei confronti di Incanto Primo. Poi Lusty Sartor all'esterno sembra spostare in terza corsia le prepetra da 700 dal palo. Lo fa con decisione per andare sull'ormai calante Nuria degli Elfi e portarsi, cercare l'aggancio con la testa, che completa il chilometro in 1,17 esatto. Allarga un po' Leopardo Jet, Incanto Primo nella sua scia, poi Lusty Sartor, all'esterno senza progredire invece Lepre Petra. Siamo sulla curva conclusiva, al completamento della quale cerca di ritornare sotto Lepre Petra, seguito da Natra Eors, ingresso in dirittura, sposta Incanto Primo a 100 dalla conclusione. Si lancia su Leopardo Jet, poi anche Lusty Sartor trova da correre. Nel finale Incanto Primo passa e chiude. Il secondo posto sul palo è per Lusty Sartor, che piega di precisione Leopardo Jet. 1, 2, 3, l'ordine d'arrivo dell'ottava corsa con successo di spunto per Incanto Primo. Andiamo a rivedere le fasi finali con Leopardo Jet ormai in calo. Nelle ultimissime battute passa invece facile Incanto Primo. Nel finale perde anche il secondo Leopardo Jet. Per l'intervento di Lusty Sartor al centropista, che chiude molto forte e finisce appunto al secondo posto. 2-2 appena abbondante, 33 a chiudere. Il successo in chiusura di giornata per Incanto Primo Andrea Esposito, 7,78 la quota al totalizzatore. L'appuntamento è per venerdì prossimo.